Siamo a Caltanissetta, il cuore della Sicilia, una cittadina tranquilla, una cittadina come in tutte le città della Sicilia, piena di luce, di colore, che in realtà non è altro che ciò che io in un certo senso esprimo e riporto nelle mie opere. Le mie opere hanno una caratteristica fondamentale che è quello che si riconosce la Sicilia. Faccio arte da sempre, non lo sapevo, ma comunque da sempre, perché sin da piccolo avevo questa attrazione sui colori, su tutto ciò che veniva disegnato. Sperimentavo, tagliavo, incollavo, spruzzavo, valutavo quali potevano essere gli effetti che più in un certo senso volevo tradurre all'inizio nei fogli, man mano nelle tele, quindi in realtà è tutto frutto di una sperimentazione che è nata così in maniera naturale. Questa è una produzione che già dagli anni 80 porto avanti, ho diverse opere che comunque non sono di recente realizzazione. Durante la ricerca di artisti che un po' conducevano questo stile siciliano, più che altro riprendendo un po' quello che è la linea dei carretti, della decorazione dei carretti siciliani. Carretto inteso come anche un elemento che racconta la storia della Sicilia. I carretti siciliani raffigurano delle scene di guerra, delle scene di lotta, delle scene di tradimento. Quindi si formulava veramente una storia che un bravo cantastorie teneva fermi ore e ore le persone con momenti di suspense, con momenti di tragedia, con momenti di gioia. Quindi in realtà le mie tele, passo passo, raccontano una storia, la quotidianità, la semplicità, il quotidiano inteso anche nell'ambito delle persone, dei lavoratori, della natura stessa. Devo dire che esprimo ciò che in un certo senso con l'arte, con la pittura, con i colori, la solarità, la giovialità, quello che è la Sicilia e quella faccia della Sicilia bella, della Sicilia positiva, delle grandi potenzialità che ha sempre avuto, sin dagli antichi arbori. È comunque stata sempre una grande potenza e quindi io sono la faccia bella della Sicilia. Quando inizi a fare arte non parti con un obiettivo, è un istinto. Io ho sempre dipinto ad istinto. È chiaro che un tema o un argomento va portato avanti, però è quell'istinto che al momento ho in testa da riportare uno sguardo, un profilo, dei fiori che magari non hanno a volte un ordine ben specifico, a volte immotivato, a volte la base dei fiori non è in basso ma è in alto, quindi questi elementi che danno comunque movimento e con difficoltà, al momento in cui l'arte la fai distinto, molte volte riesci a mantenere quei canoni di chi magari ti commissiona un'opera. Oggi con la maturità devo dire che l'arte mi accompagna, io accompagno l'arte, è un elemento che ormai fa parte della mia vita e non può mancare. Il rapporto con la mia terra è forte, forte, ormai vivo qui da sempre, ma anche la mia arte lo comunica, lo trasmette. Ho avuto anche delle occasioni, delle proposte di poter lavorare al nord con collaborazioni artistiche, di progettazione artistica e pittura, però il mio obiettivo è sempre stato di rimanere in Sicilia, portare avanti quella che è la mia ideologia, la mia arte, e perché no, dare un messaggio dalla Sicilia, diciamo anche al mondo, di quella che è, diciamo, le ricchezze di quest'isola, le opportunità che dà. Però nel momento in cui ti costruisci una realtà è un grande stimolo perché la porti avanti assolutamente ed è un contributo che tanti piccole realtà, piccoli contributi ti possono portare ad avere una faccia diversa di quello che è il nostro territorio.
oltre che l'Italia che cambia e la gente che cambia, ma dando, diciamo, il meglio di se stessi, la positività, ovunque ci sono i problemi, dove più, dove meno, però deve cambiare la gente e poi il risultato è quello di poter dire che il territorio che cambia è l'Italia che cambia.